Mister, le chiedo cosa è andato storto questa sera e come si risolvono i problemi, difensivi e di gol presi. No, per me noi fino al terzo gol stavamo facendo una buona partita. Dopo è normale che siamo una squadra più giovane e il terzo gol non ci ha, come si dice, non ci siamo rimasti con la testa durante la partita, perché io penso che il primo tempo, anche i 10 minuti fino al terzo gol, noi stavamo facendo una buona partita, per momenti è normale, stiamo giocando contro una squadra importante, forte, che gioca con il massimo dell'età e che se fa la differenza, questa, e non lo dico come giustificazione, però è una realtà, fisiologica la cosa. E loro nel momento critico, quando noi abbiamo giocato bene, hanno fatto il gol, dopo loro con l'esperienza e con la testa sanno soffrire, sanno mantenere quell'equilibrio lì, che noi per l'età, giustamente, come le dico dall'inizio, lo dicevo anche quando vincevamo 5-1 e te lo dico adesso che abbiamo perso 5-1. Quell'età lì, 2 anni a questa età, fa la differenza e noi li dobbiamo aiutare a trovare quell'equilibrio lì, però è come dicevo prima al collega della Juve, collega vostro, che lo che sì non possiamo fare è fare gli stessi sbagli. E quello dipende da una concentrazione loro e di un'insegnanza nostra, però il responsabile sempre siamo noi allenatori, io in questo caso. Mister, in un 5-1 del genere cosa salva? Quali sono gli aspetti comunque positivi che ha visto Nei all'interno del primi gruppo? 50-60 minuti, perché noi subito iniziata la partita abbiamo sbagliato due o tre palle gol, e che magari nel semestre scorso si facevano, e oggi facciamo più fatica e poi prendiamo tanti gol con sbagli individuali, non sbagli del reparto. Allora si sono lavorati, però continuiamo a sbagliare, e bueno, vuol dire che continueremo come allenatori a insistere su quelli sbagli lì individuali. Come lo spiega questo calo? Probabilmente la pausa lunga vi ha fatto staccare un po' la spina. Sì, un po' la spina è normale, noi arrivavamo in un periodo positivo. Questa pausa di 2 mesi si sta vedendo che non ci ha fatto bene, però la qualità si vede, perché per me oggi per 60 minuti, togliendo dopo il terzo gol del sbaglio nostro, secondo me quello lì, è quello che ti dico, l'età ti porta che se te sbagli non ti mantieni in partita, e dopo sono arrivati altri gol che rivedevi, che già poteva, uno che ha giocato sente che può finire con tanti gol, non che finiamo 3-1. E quello è l'equilibrio che devi trovare con l'età, crescendo, esperienza, sbagliando, crescendo, sbagliando, e lì continua a crescere. Però dobbiamo stare tranquilli che continuo a pensare della squadra lo stesso che pensavo il semestre scorso, quando si diceva questa è una squadra forte, di tanti 2005 forti, con l'aiuto dei 2004 che sono giocatori che già hanno fatto la categoria, e che speriamo di continuare, che lo più importante è partire dal gruppo. Mister, c'è da resettarci un nuovo obiettivo adesso imminente, gli obiettivi. Sì, quello sì, però quello anche quando si vince. Lo che passa è che sei la Juve e con questa maglietta devi vincere sempre. Ti fa male perdere in questo modo qua, che hai fatto una partita fino a 3-1 buona, e dopo rimani come che non hai fatto una partita buonissima per il fatto dei 5 gol. E è normale, loro se ne devono rendere conto. Lo che passa è che come siamo in primavera, non esce così grande, perché se fosse in prima squadra usciva enorme e non uscivi per un mese di casa. E bueno, e quello serve anche, avere vergogna di perdere in questo modo qua. Quello è, tante volte è meglio di una vittoria per imparare. E allora, come qua perdiamo e esce un articolo così, non succede niente, però se fosse in prima squadra era una catastrofe. Mi stai facendo riferimento proprio alla prima squadra per chiudere, è un momento delicato per tutto No, il io non club. parlo, non è, no, 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 non mi corrisponde parlare per una questione di rispetto per il mister. No, 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 mi riferivo semplicemente all'ambiente in questo momento a livello giovanile, c'è una grande forza, si Noi sta lavorando. se continuiamo a lavorare uguali, tutti uguali.
sia qua a Vinovo, con Scaglia, con il peso, tutto uguale. Lo che sì è normale, è giusto che loro, come si dice, esigano, de esigere, come si dice, Esigano. esigano. E far crescere i giocatori, però purtroppo è una realtà che magari non succede in altre squadre. Che te devi fare crescere i giocatori con risultati, però magari in altre squadre piccole crescono i giocatori e ti dici: pa, che importante questa squadra! Non ti dico nomi, però che importante questa, come crescono? Perché sì, perché li possono aspettare, però qua la Juve non ti possono aspettare neanche in primavera. Perché con questa maglietta qua devi crescere, portare via i giocatori all'Under 23, in prima squadra pronti, vincendo. Perché purtroppo qua, almeno io mi hanno insegnato questo, se arrivi secondo è fracasso. Allora, e non è un purtroppo, sino che è bellissimo che sei obbligato sempre a vincere. Lo che sì dobbiamo sapere è che giochiamo contro tre squadre come la Fiorentina, che è forte, che può vincere anche la Fiorentina. È normale, è calcio. Però noi dobbiamo essere quelli da far crescere e che devono capire. Io sono, mi hanno insegnato che ogni giorno che io entravo a allenarmi alla Cispor o al Comunale, me lo dovevo meritare. Così che qua deve essere meritocrazia per mettersi la maglia della Juventus. E il che no, è salute e va da un altro posto. Continuando, visto su questo filone, a proposito, quanto le inorgoglisce la convocazione, anzi l'inserimento in lista dall'Europa League di Huijsen, ha iniziato con lei quest'anno, Cioè, quanto l'ha visto è cresciuto in questo quello che ti percorso? dicevo, l'orgoglio nostro di Scaglia, pa, io soprattutto di Scaglia, di Peso, che sono qua da tanti anni e che lo hanno portato loro qua, io sono un orgoglio per me, però io bene o male non mi prendo nessun merito perché sono da 6 mesi, pa, así que, però sono molto contento perché la qualità se lo meritava e bueno, come altri. Se meritano anche di stare su, però quello sia un tema di Scaglia. Mister, un'ultima battuta, quanto le piacerebbe, magari più avanti, sicuramente più avanti, allenare suo figlio? No, non mi mettere in questo. No, sono felicissimo, un orgoglio vedere mio figlio sul corridoio qua di Vinovo. Con lo che amiamo la Juve è lo massimo. Per me come padre. Il calciatore della Juventus, vederlo qua di domenica verrò a vederlo che gioca qua e spero di non emozionarmi. Grazie, Grazie. mister. Grazie.